arriva Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la gioca a sinistra. Salah prova a crossare. No, troppo lungo il passaggio. Prova il filtrante. E no, niente, è finito in fuorigioco. Cristiano Ronaldo in posizione regolare. Walker. Vuole la profondità. Cerca spazio. Pericolo. Conclusione. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Prova la giocata nello spazio. Fonte prova a crossare da tre quarti. Royce di forza. Vuole la profondità. Messi ha spazio per affondare. E passa. Può calciare la rete. Riesce ad intercettare. Ed è autogol. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Una rete davvero rocambolesca. Adesso ovviamente le cose si fanno molto interessanti. Le occasioni sono rare in partite come queste. Quell'errore però potrebbe risultare determinante. Prova il filtrante. Willian si libera alla grande. Vuole la profondità. Attenzione! Barzagli. Molto. Ottiene un buon calcio di punizione. Cerca spazio. Messi riceve un bel pallone. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Mohamed Salah, prezioso anche in interdizione. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Prova la giocata nello spazio. Ancora un ottimo intervento difensivo. Palla in profondità sulla fascia. Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Sergio Busquets la mette in mezzo. Prova il filtrante. Soltanto rimessa laterale qui. Vuole la profondità. Se ne va. Occhio al tiro. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. È stato un brutto primo tempo, anche quell'incredibile autogol che c'è stato. Speriamo per loro che nel secondo tempo le cose migliorino. E iniziano i secondi 45 minuti. Il Taranto? Adesso non deve farsi prendere dal nervosismo e cedere alla tentazione di gettarsi in avanti in modo scomposto, facendo saltare tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. Palla larga in profondità. Cross allontanato, niente di fatto. La palla entra in aria. Messi! È mancata un po' di precisione.
Il Taranto deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Ha provato a ripetersi. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. In sacca! Un gol importantissimo! Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma e ora potrebbero anche completare la rimonta. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. Bellissima conclusione, angolatissima. Si riparte, di nuovo in parità. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol, ma lui ce l'ha fatta, e come? Grande parata dell'estremo difensore. Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Arriva Diego Costa, eccolo. Prova la giocata nello spazio. La mette in mezzo. Diego Costa! Non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Lungo passaggio in avanti. Buona la sua progressione palla al piede. Prova il filtrante. Il portiere la calcia lontano. Bell'anticipo, pericolo sventato. Rafael Varane prova a giocarla in profondità. Cristiano Ronaldo ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Sulla fascia, è libero. Cerca spazio. Willian va a cercare il secondo palo. Troppo lungo. Salah prova a crossare. Marchisio decide di sfruttare la fascia. Prova la giocata nello spazio. Ecco il tiro. Un palo clamoroso. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. La difesa si fa superare troppo facilmente. Devono correre di pari. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Arriva Cristiano Ronaldo. Va di testa! Ottima giocata di Ronaldo. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E passano in vantaggio. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Passaggio in avanti. Marchisio. Jordi Alba. Riconquista la palla. Buona l'intenzione, ma la palla filtrante non è andata a buon fine. Fonte. Vuole la profondità. Palla intercettata. Autogol! Ma cosa fa? Gol così è comunque regalato. Un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol. La partita però rimane aperta e tutta da vivere.
A volte in partite come queste serve un pizzico di fortuna. Raul Albiol prova a saltare il centrocampo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Che gol, signori, che gol! Che gol pazzesco! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Ha fatto il cucchiaio, ha trovato un gran gol. Che classe! La sua conclusione fantastica ha fatto schizzare in piedi tutti i tifosi. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Effettua un cross dalla tre quarti. Cristiano Ronaldo cerca spazio. Salah. Salah prova a crossare. Pallone troppo profondo, se ne va oltre la linea. Riceve un pallone interessante. Cristiano Ronaldo allarga il gioco a destra e la palla viene respinta. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Dunque rimessa laterale. Rafael Varane. Tocco preciso e passa Cristiano Ronaldo e c'è ancora un gol. E sembrano davvero non volersi fermare. Sono stati puniti duramente per quella palla persa in mezzo al campo. Gli avversari hanno intercettato, sono ripartiti immediatamente e sono andati a segnare. Una ripartenza perfetta. E loro è un dominio assoluto. Fonte. Arda Turan. Prova la giocata nello spazio. Palla che torna nella zona del portiere. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Hanno faticato in difesa, hanno sofferto a centrocampo. Non hanno minimamente saputo rispondere alla qualità della squadra avversaria. È sempre un piacere assistere ad una partita come quella che ci hanno regalato oggi queste due squadre. Ed è davvero tutto per questa sera. Grazie Luca, un saluto da Fabio Caressa.